Il Don Pasquale è l'opera lirica scelta per la sesta edizione del Città Sant'Angelo Music Festival. Domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 luglio, l'opera buffa in tre atti di Gaetano Donizetti sul libretto di Giovanni Ruffini sarà portata in scena a partire dalle ore 21 nel Giardino delle Clarisse del Comune Angolano, con un cast di livello internazionale, come spiega il maestro Alessandro Mazzocchetti, direttore artistico del Città Sant'Angelo Music Festival, che sul podio dirigerà anche l'orchestra del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. L'idea registica del regista Manuel Renga è stata quella di riambientare il Don Pasquale negli anni del proibizionismo americano, 20-30, quindi a New York, quindi la scenografia sarà questo skyline di New York, e questo dal punto di vista registico. Dal punto di vista musicale invece una particolarità secondo me importante che vale la pena sottolineare è che faremo una versione che il pubblico non è abituato a sentire, nel senso che attraverso un lavoro di trascrizione dal manoscritto originale, dal manoscritto autografo conservato in Casa Ricordi, riporteremo alla luce dei tagli che il maestro Donizetti apportò prima della prima rappresentazione, durante le prove, che non sono stati più eseguiti. Quindi questa sicuramente sarà una prima esecuzione di queste parti musicali meravigliose che il nostro pubblico avrà il privilegio e il piacere di ascoltare nelle nostre tre serate. Siamo pronti ormai, le recite saranno questa domenica 18, lunedì e martedì 19:20, alle 21 qui al Giardino delle Clarisse, quest'anno Orchestra Sinfonica del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, e Don Pasquale di Donizetti, quindi un'opera buffa, un dramma buffo. Noi siamo pronti, non vediamo l'ora di andare in scena con il pubblico 18, 19 e 20. Il pubblico ha voglia di tornare a sentire la musica dal vivo, ma anche noi musicisti abbiamo voglia di tornare a fare musica per il pubblico, perché veramente sentire il calore umano dietro cambia il modo di suonare, ci fa esprimere in maniera migliore e più vera e più genuina. Quindi speriamo che ci sia un buon riscontro di pubblico. I biglietti sono ancora in vendita per tutte e tre le recite, si possono trovare scrivendo una mail all'indirizzo csamusicfestival@gmail.com. Voi sapete se d'Ernesto